il gioco di Futurama! Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata! Ci siamo lasciati lo scorso episodio con l'episodio che più ho odiato di questa serie, Bogart Swamp, dove dovevamo correre col cacchio di cavallino insieme a Zoidberg, mentre oggi siamo all'evasione di Bender. Marble Soul Management, la guida passo passo al potere. Il dominio sul posto di lavoro non è mai stato così facile. Ne sono sicuro. L'evasione di Bender. Aiuto! Moriremo! E con ciò è tutto il gioco che moriamo. Ora abbiamo un minore controllo. Preparatevi a un atterraggio schifoso. E ora si ricollega il tutto del perché la navicella era sminchiata all'inizio. Bene, ora sappiamo chi ha distrutto la nostra navicella. Siamo stati noi. Sono già le 9. Se vogliamo impedire a Mom di acquistare la Planet Express, dobbiamo sbrigarci. Coraggio! Alla navicella! All'altra navicella. Se non mi sbaglio sui paradossi temporali, dovremmo prendere la nave vera e partire. La nave rotta sostituita da quella vera, no? Avanti, indietro. Che ha detto? Forza, sali! Incredibilmente, Bender in questo episodio aveva anticipato tantissimo il film di Futurama. Basta una firma qui e Planet Express sarà mia. Ho fatto qualcosa di buffo? No, scusa. Dovrei trattenere la mia risata perfida per dopo la firma. Va bene, allora. Non lo faccio, professore! Non firmi, professore! Veniamo dal futuro! È un inganno! Cosa? Appena entrerà in possesso della Planet Express, Mom controllerà la Terra! E poi la tramuterà in una gigantesca nave spaziale per assumere il controllo dell'universo intero! Ehi, fantastico! La Terra è tutta... E i pianeti sono... Wow! Che spiegazione magistrale, Fry! Che divertente. Posso parlare con voi tre per un momento? Un po' a sinistra. Fantastico! Fantastico! Ah! Sono dei bersagli quelli. Cosa devo fare io di tutto? Oh, buongiorno! Io è Killer sono Bot. Il distruttore che inizia la modalità di pratica sui bersagli! Quello è Killer Bot, se non ricordo male. Ok, ci sono... un bel po' di laser. Wow! Wow, ce n'è di roba, eh? Cazzo. Forse devo distruggere i bersagli? L'unica idea che mi viene in mente è che lui debba distruggerli. Però non mi fa scendere. Oh, ok, no, non è l'idea giusta. Ah, ho capito. Ecco fatto. Ok, dai, non è impossibile. Ce la si può fare. Ho affrontato sfide peggiori in questo gioco. Letteralmente tutto il gioco è la sfida peggiore del gioco. No! Brutto cretino. Però quanto danno per essere solo scivolato giù. Allora aspettiamo. Ok. Torna su. Ecco fatto. Allora. Gira, gira, gira. Bene, sono un cretino. Ehi! Sono qui, seguimi! Seguimi con lo sguardo, sono qua! Cretino, sono qui, su! Aia, dolore! L'altro! Porca! Ecco fatto! Allora, vediamo di stare attenti questa volta. Ecco, niente, è impossibile non riuscire a prendere danno qua, eh! Uno, due, tre, quattro... E io
Allora, tirati giù. Tirati su. Perfetto, tirati su anche tu. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Passa, passa ormai. Ecco qua. Allora, ho paura che si abbassino in realtà. E se si abbassano sono morto. Allora, tirala, bravo. La porta ora è aperta. Perfetto. Devo riuscire ad arrivare lì. Eccomi. 100% di vita. E vai. Scappa, Bender, scappa. Passa quella porta, forza. Eccoci qua, checkpoint. Allora. Oddio. Ah, il mio povero. Non si può fermare? Devo aver ucciso un killbot in una vita precedente. Ecco fatto, Dio mio. E come passo? Aspetta. Ho visto un'apertura, ecco fatto. Forza, non è impossibile. Ecco qua. Uff. Si può guardare, io sono qui e la zona è più grande, ottimo. Allora, aspetta, un'apertura, un'apertura. Forza, forza. Un'apertura mi serve. Vabbè, dai. Ecco fatto. Dai, questo è facile, perfetto. No. Ecco fatto. Ehi. Ciaone. Qua non ci passo. A meno che... No, niente. Ci ho voluto provare. Allora, rieccoci qua con un po' più di vita. Ce la posso fare tranquillamente qua. Ottimo. 9, 6... Oh, cazzo, aspetta. Allora, 9, 7, 6, 5, 4, 3... Ok, è una cazzata, ok. 8, ovvio. Poi 5, 4, 3, 2, dov'è? Aspetta, dov'è il 2? 2, 1 e lo 0. Allora, non so se doveva, se non doveva arrivare alla fine, ma ci siamo arrivati per il pelo. Scappa, e prima che ti esploda addosso. Non ci si può mai stare sicuri. Il mio avvocato dirà che fu in defensa propria. Che cazzo ha detto, Bender? Che cazzo ha detto? Oh, ma guarda, un mordocchio. E questo è l'ultimo, è ora di accendere il forno. L'ultimo, è ora di accendere il forno. Ah, ok, per un attimo ho detto basta, finito così il livello. Ok. Sì, un Dalek. E non si può uccidere, bene. Allora, aspetta. Forse ho capito, devo scappare finché non inizia a lampeggiare. Però se la ruotata non funziona, vuol dire che devo caricarlo. Ecco fatto. E vai, un altro Dalek armato. Blu, blu, blu. Forza. Allora, il primo match è andato. Ottimo. Andiamo al secondo match. Ce ne sono altri? Ce n'è uno più grosso ora.
Ottimo. Benissimo. Proprio quello di cui avevamo bisogno. Secondo me questo però gli devo saltare in testa, eh. Beh, non lo so, non ha appena funzionato. Scappa, Bender. Aspettiamo. Ok, non ha funzionato, quindi devo saltargli in testa. È come avevo detto io, ma ho provato e non ha funzionato prima. Ecco qua. Si vede che non l'avevo preso bene. Un altro. Dammi la birra, che non si sa mai. Ah, allora, prima il piccolino, poi arriva quello grande. E io scappo in tondo. Guarda, neanche Dark Souls 2. No, di qua. Ora quello grosso. E io ti scappo in tondo. Guarda, Dark Souls 2 ha preso da questo gioco. Aia. Tornate domani, ve ne darò ancora. Ecco qua, un altro piccolo. Va bene. Ne ho per tutti voi. Devo solo riuscire a scappare in tondo. No, di qua. Ecco fatto. Oh no, non dirmi che qua appaiono gli spuntoni. Merda. Ma che cazzo è Takeshi's Castle, sto gioco? Non vedo, non vedo. Dio mio! Ma se ci deve mettere pure la telecamera, sparami direttamente in faccia! Guarda, Fall Guys! Una delle partite dove devi scappare e far cadere il nemico nel buco. Beh, almeno abbiamo trovato anche il mordicchio. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!